Sulla spiaggia di Punta Grande, a Real Monte, questa notte è stata una notte molto particolare. Intorno alle 3.30, infatti, eccola farsi faticosamente strada tra la sabbia. È una tartaruga caretta che, dopo alcuni tentativi, ha scelto questo luogo proprio per nidificare. A notarla i gestori di un vicino stabilimento balneare, che subito hanno allertato la capitaneria di porto. E in tanti, tra curiosi ed esperti, tra cui il naturalista Antonio Vanadia, in silenzio hanno voluto assistere e controllare il lieto evento. Dopo che aspettiamo una nottata con il suo cane. Eventi del genere non sono nuovi a Punta Grande, ma era da qualche anno che ciò non avveniva. La tartaruga ha una zampa posteriore mutilata e le manca una parte della corazza, conseguenza forse di una ferita causata dal contatto con qualche elica. Sta di fatto che, anche se con qualche difficoltà, è riuscita a portare a termine la nidificazione, deponendo circa 70 uova. In mattinata ha ripreso il mare e la capitaneria ha messo in sicurezza il nido. Serviranno adesso circa 2 mesi, intorno al 13-20 settembre avverrà la schiusa delle uova e tante piccole tartarughe inizieranno il loro lungo viaggio in mare, immergendosi nelle acque del Mediterraneo. Questo è il primo caso che mi capita dal 78, da quando mi occupo di mammiferi marini, di tartarughe, del monitoraggio di questi animali nella costa della provincia di Agrigento. Questo animale manca di una zampa, è mutilato, manca di una zampa posteriore destra e di parte anche della corazza, ma credo ciò ha portato perfettamente a compimento la nidificazione.